Buonasera Nord-Est da Micaela Faggiani, un buonasera Nord-Est speciale, l'ennesimo speciale che vogliamo dedicare questa sera al Telefono Amico, questa associazione di volontariato importante, soprattutto durante le feste. Appunto, oggi vogliamo parlare anche di come sono andate le feste di Natale. Sappiamo che Natale e le feste sono difficili, soprattutto per chi si sente solo. Con noi questa sera abbiamo Dario Briccola, vicepresidente nazionale di Telefono Amico Italia. Ciao Dario, grazie di Buonasera a essere tutti. con noi. Un'associazione importante sempre, ma soprattutto io dico anche durante le feste, perché le feste si sa sono un po' difficili per chi è da solo. E non so adesso da quanti anni si fa, non mi ricordo da quanti anni si fa la non stop. Sì, buonasera a tutti intanto e ringrazio tantissimo Micaela e l'emittente che ci sta ospitando, ovviamente che ha sempre un'attenzione particolare nei nostri confronti. Noi sono 5 anni che da quando che facciamo questa non-stop A livello nazionale, a perché livello diciamo che prima nazionale. esistevano tanti Certo. Telefono Amico delle varie città, ora Telefono Amico è un'associazione unica di tutte le realtà italiane, Sì, con noi un unico numero. abbiamo un numero unico da quasi 6 anni, dell'199-284-284. Da quando abbiamo il numero unico, tutte o quasi le associazioni aderenti, ovviamente nel periodo natalizio, fanno questa non stop, nel Fanno gli senso che straordinari. fanno gli straordinari perché il nostro servizio di solito è dalle 10 di mattina alle 24 per tutti i 365 giorni dell'anno. Ovviamente a Natale, visto che il disagio tra l'altro sicuramente è maggiore, lo sappiamo tutti, abbiamo pensato di fare questa non stop che nei vari anni è cambiato più giorni o meno giorni. Quest'anno siamo partiti dalle 10 del 24 mattino fino alla 24 del 26. Ricordiamo che Cosa? siete tutti volontari, ecco Assolutamente, noi questa è una cosa siamo. È importante, e quindi anche un'associazione. volontariamente siete stati lì durante le feste di Sì, Natale. è un'associazione fatta esclusivamente da volontari e siamo non specialisti, per cui siamo solo volontari che ci formiamo in continuazione e ci autoformiamo. E siamo stati lì tutte le feste di Natale e anche la notte, volentieri, certo, perché noi lo facciamo molto volentieri. Il sogno nostro sarebbe di riuscire a farlo anche durante tutto l'anno, però voi capite che, appunto, essendo dei volontari, e la maggioranza dei volontari sono donne, tra l'altro, in questo caso vedete me che sono maschio, però la maggioranza sono donne, è difficile la gestione delle notti per noi in questo momento, però è un nostro obiettivo, ecco. Questo è importante. Allora, se volete sapere com'è andata, e vi proporremo anche qualche spezzone di blog, perché appunto oltre alla non stop è stato aperto anche un blog dove le persone potevano scrivere i loro commenti. Ci vediamo subito dopo questo breve flash di cronaca della giornata. Una 65enne di origine tedesca è deceduta nelle prime ore di questa mattina in seguito all'incendio delle lenzuola nel letto in cui riposava con il marito. Il fatto è accaduto a Conegliano, nel Trevigiano. Secondo la ricostruzione dei vigili del fuoco, il tessuto si sarebbe incendiato a causa del contatto con la lampadina accesa di un abat-jour posato a terra. La donna è morta per le inalazioni di gas di combustione. Illeso il marito, ricoverato comunque sotto shock all'ospedale di Conegliano. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco, SUEM e carabinieri. La Guardia di Finanza di Padova ha scoperto un lucroso giro di affari in nero organizzato da una donna di 78 anni residente in città. L'anziana, proprietaria di 8 appartamenti, oltre a quello in cui vive, dava in locazione gli alloggi a extracomunitari nordafricani, asiatici e sudamericani, omettendo di registrare i relativi contratti. All'interno delle abitazioni, alcune delle quali in condizioni di totale degrado e senza alcun allacciamento di acqua, luce o gas, le fiamme gialle hanno trovato 7 immigrati clandestini, 3 dei quali già colpiti da provvedimento di espulsione e perciò tratti in arresto. Un ivoriano è stato arrestato dagli agenti del commissariato di Conegliano perché trovato in possesso di una decina di grammi di cocaina. L'uomo, 42 anni, con permesso di soggiorno revocato perché già condannato per rapina, era tenuto da tempo sotto controllo dagli investigatori. Lo hanno fermato ieri sera in una via del comune trevigiano. Nel corso di una perquisizione è stata trovata la droga e alcune centinaia di euro. In un successivo controllo nell'abitazione dell'immigrato, altri 5.000 euro in contanti, di cui 1.000 in moneta del paese di origine.
condannata con rito abbreviato alla pena di 11 anni di reclusione. Loredana Bolzan, l'ex dipendente dell'ULS 9 di Treviso, accusata assieme ad altre persone di aver messo in atto un sistema attraverso il quale dirottare, tramite il sistema informatico interno, risorse dall'azienda sanitaria a conti correnti privati. La donna, secondo l'accusa, attraverso questo sistema avrebbe sottratto alle casse pubbliche poco meno di 4 milioni di euro nel corso di alcuni anni. Con lei, per la medesima accusa di peculato e altre minori, sono stati condannati anche il fratello Luigi Bolzan, 8 anni di carcere, e Massimo Zanta a 5 anni. Una decina di altri imputati saranno processati il prossimo 5 aprile. E queste erano le nostre notizie di cronaca. Prima di parlare dei dati di questa 24 ore non stop, anzi 48 ore non stop, 62 addirittura, diamo i numeri nel vero senso della parola, del telefono amico durante le festività natalizie, vogliamo anche soffermarci a parlare del referendum per l'annessione di Belluno al Trentino Alto Adige. È successo appunto questa settimana e che il Consiglio Provinciale di Belluno ha approvato appunto il referendum di annessione al Trentino. Ci fa una considerazione rispetto a questa che sta diventando forse una moda ed è molto frequente, Giuseppe Bortolussi, segretario generale della CGA di Mestre, nel nostro primo piano. La cosa si sta facendo molto seria. Fino a prima c'erano dei comuni, sì, allora, ai confini tra andare, Friuli, cioè, e Veneto, che chiedevano di passare al Friuli, Cinto Caomaggiore, dove il referendum è stato vinto, ma anche Gruaro, ma anche San Michele al Tagliamento. Adesso però c'è una intera provincia, Belluno, che chiede di andare in Trentino Alto Adige, cioè di diventare una provincia come Trento e Bolzano, ma di aderire, di diventare trentina in poche parole. E allora perché? Perché culturalmente sono da quella parte invece che da questa? Beh, se guardiamo i dati non direi. I dati dicono queste entrate tributarie. A Bolzano sono meno 42,8 rispetto a Belluno e a Trento sono il 43,5 in meno. Se però guardo i trasferimenti, vedo che Bolzano ne riceve più 182,7 rispetto a Belluno e 178,5 Trento. Allora è una questione di soldi? Ma può essere anche questo, dico io. Se guardo le spese, vedo che sempre Bolzano spende il 77,5% più di Belluno e Trento l'87,5%. E allora questi dati la dicono lunga, dicono come stanno le cose. Ma allora sono i bellunesi che sono egoisti e vogliono andare a stare dove si sta meglio? No, siamo noi che abbiamo sbagliato. Siamo noi che non abbiamo dato a Belluno quell'autonomia, quelle possibilità che la metterebbero alla pari nella competizione, per esempio per quanto riguarda il turismo, per quanto riguarda la qualità della vita, per quanto riguarda risolvere i problemi che la montagna pone, dalla scuola dei bambini, spiego, ai servizi in generale. Bisognerebbe dare a Belluno di più perché Belluno non se ne vada. Ma perché? Ma perché è giusto? Perché se gli altri trovano giusto avere quelle entrate, quelle per vivere bene in montagna, perché a Belluno non si deve dare la stessa cosa? È chiaro che i bellunesi cerchino di andare dove ci sono le condizioni, dove poter sopravvivere nella loro terra. Questo dunque è il punto di vista di Giuseppe Bortolussi, segretario della CGA di Mestre. A proposito di numeri che avevamo anticipato prima, Dario, raccontiamo un po' quelle che sono state le telefonate che sono state ricevute appunto dai volontari, che sono di ogni età, quindi da ragazzi diciottenni, essenzialmente dal 18 ai 90 anni, che rispondono al telefono facendo dei turni comunque e rispondono dopo ovviamente essere stati preparati con corsi di formazione appositi al telefono alle persone, cercando di soprattutto sostenere quella che è la solitudine. Queste 62. Come sono andate? Ma queste 62 ore sono andate bene, ma sono abbastanza nella norma per noi, perché come dicevi te, la solitudine e la depressione, i problemi psicologici per noi purtroppo sono un po' il pane di tutti i giorni e ovviamente in quei periodi, nei periodi festivi, c'è ancora più bisogno, per cui in quei tre giorni noi effettivamente sì, abbiamo risposto a qualcosa come 905 telefonate, se non ho sbagliato qualcosa.
che è un po' nella norma, ripeto, per noi, guardando l'anno prima, per esempio, c'è stato un aumento di un 15%, ma a parte questo c'è stata una durata che è molto più lunga, cioè nel senso che la gente aveva molto più bisogno di stare al telefono. E per cui anche noi, che tra l'altro facciamo fatica anche a esserci in quei giorni, però abbiamo dato questa disponibilità, essendo anche in tanti, e siamo riusciti a sostenere questa cosa. Certo che non è facile né per noi esserci, e soprattutto né per queste persone chiamare in questi giorni, che però, sapendo che noi ci siamo, magari siamo anche utili, ci sentiamo più utili di quello che siamo di solito in questi giorni. Ecco, ecco, ricordiamo anche che le persone potevano chiamare, possono sempre anche adesso chiamare il telefono amico nel pieno anonimato, quindi non devono dire chi sono. Come anonime sono le persone che rispondono, i volontari. Questo è importante da dire, perché poi dire sono solo penso che non sia semplice, ho bisogno di una persona che mi ascolti. Certo, assolutamente sì, per noi è uno dei requisiti fondamentali, una delle cose che forse più ci fa riconoscere nello stesso tempo e non conoscere, cioè nel senso ci aiuta e non ci aiuta, perché l'essere anonimi ci aiuta nel nostro servizio ed è fondamentale. Allo stesso tempo magari dico che l'anonimato delle volte ci chiude un po', nel senso che io adesso per esempio sono qua e magari se avete visto il mio nome sapete chi sono, però per tutti gli altri volontari non è così, e per noi comunicare è sempre un problema difficile, perché non è facile dire quello che facciamo, non diamo dei resoconti ovviamente di quello che facciamo, di quello che succede, possiamo parlare in linea generale a livello statistico, come ha parlato Michela fino adesso, però ovviamente sono cose assolutamente private che noi non esponiamo al pubblico. Ecco. Beh certo, non raccontate sicuramente i fatti delle persone che chiamano. E a proposito, quest'anno Stop ha avuto anche una novità, quest'anno c'è questo blog, le persone potevano scrivere. Allora ascoltiamo degli piccoli estratti dal blog durante queste feste che ci ha preparato Valentina Ravazzolo. Nel vino del successo ed un pezzetto di malinconia nel pane della gioia. Se nuotando nel mare della forza, senti il vento della fragilità. Vai avanti, non tremare. Se negli occhi di chi dice ho bisogno, vedi il tuo viso come nello specchio, vai avanti, non temere. Non pensare sia strano, il tuo momento, vai avanti, stai vivendo. Alle volte per me il silenzio è come una coperta nella quale si avvolge e riposa il mio spirito inquieto. Alle volte per me il silenzio è come un porto tranquillo dove approda e sosta il mio precario equilibrio. Alle volte il silenzio lo trovo dentro di me. E questo è un silenzio che fa male. Come possiamo interpretare il silenzio? A volte è leggero e riposante, si carica di richiami che danno sollievo. A volte è greve, carico di sofferenza e di rabbia, ma può essere anche gelido, come chi non risponde al tuo saluto e ti rende invisibile. Si può anche ascoltare il silenzio, ma devi essere in pace con te stesso e con il mondo. Non sempre è facile avere a che fare con questa mancanza di suoni, di parole, abituati come siamo a vivere nel rumore. E a volte le parole che si dicono sono solo rumore, senza spessore, senza intenzione, autocelebrative e basta. Mi confonde questa realtà multiforme del silenzio, ma è qualcosa su cui, secondo me, dobbiamo meditare. L'indifferenza è così diffusa e fa parte di tutti noi che quasi non ci accorgiamo più degli altri, che incontriamo ogni giorno sul luogo di lavoro, sulla strada, nei bar, ma dobbiamo riflettere sul fatto che nessuno può vivere da solo. Io credo che molto spesso sia la paura a farla da padrona, paura di essere giudicati, di essere respinti, di essere ridicoli se mostriamo le nostre emozioni. Dentro c'è tutto un mondo che fatichiamo a mostrare. È così che ci si barrica e ci nasconde. È così che si perdono le occasioni di vivere la gioia delle relazioni autentiche. Poi arriverà pietosamente anche l'anestesia dei sentimenti a farci credere che non soffriamo più. Credo che la vostra sia un'attività importantissima, davvero. In un mondo globalizzato, la solitudine è uno dei problemi più diffusi. Auguro a tutti un po' di serenità.
Molte parole importanti, Dario, come la solitudine, ma anche la pace e anche ovviamente la vita quotidiana che ci porta a essere troppo frenetici e forse non ci accorgiamo che perdiamo proprio il rapporto con le persone. Immagino che sia questo uno dei motivi scatenanti poi della solitudine delle persone. Sì, assolutamente sì. Come dicevi prima, quest'anno la novità è stata appunto questo blog. Un po' perché sì, noi il nostro è un servizio di ascolto telefonico, però ovviamente la società è cambiata. L'utilizzo dei mezzi diversi, del web, di tutto quello che ci va dietro, è diventato veramente la cosa più importante, forse no. Il nostro servizio telefonico regge, per questo posso dire che le nostre 100.000 chiamate annue ci sono sempre e credo siano importanti anche per le persone che le fanno, no? Poi, però per aprirci un po' anche al nuovo che avanza, come si dice, come si dovrebbe dire, quest'anno abbiamo pensato di aggiungere il blog alla Non Stop. Il risultato credo sia stato buono da un certo punto di vista, anche se per noi è una novità. Volevamo, come dicevi te, riuscire a fare parlare di cose che noi comunque abbiamo tutti i giorni, che sentiamo tutti i giorni quando parliamo di emotività, di silenzio, che anche questa è una cosa importante al telefono, quando parliamo di ascolto attivo, quando parliamo di relazione d'aiuto, di amicizia, perché c'era un post sull'amicizia che penso ha avuto molto riscontro. Cioè tutte queste cose per noi sono pane quotidiano. Volevamo cercare di vedere se anche tramite il web c'era la possibilità di un riscontro su questo, perché possiamo anche dire che noi ci stiamo lavorando e penso che a breve dovremmo riuscire a partire con un servizio di chat. Non è una chat, non è una mail, però è più verso una mail amica che in una chat, cioè nel senso che a breve penso, e non voglio giocarmela questa cosa, ma partirà un servizio del genere sul web. Per cui ci allargheremo un po' verso la novità, verso i giovani magari che lo usano di più, o che ne so, magari anche verso chi non è più giovane però lo usa, perché penso che ci siano anche loro, no? E per cui ecco, questa era un po' una novità in previsione di, io spero che a breve ve lo posso anche venire a dire quando partiremo e magari se Michaela mi invita lo farò volentieri. Assolutamente, questa è una cosa importante. Allora, prima di bruciarci le altre novità, Dario, passiamo un attimo a parlare di quello che accadrà nel fine settimana a Padova con la nostra rubrica Diocesi in Forma. Si svolgerà domenica a Este a partire dalle 15 la tradizionale marcia per la pace organizzata dalla Pastorale Sociale, l'Azione Cattolica, la FSE, la GESCI, il CSI, le ACLI, noi associazione della Diocesi di Padova. Una marcia che sarà seguita naturalmente dalle telecamere di Telechiara, di Camper, naturalmente Padova, che ci anticipa in questo servizio Paola Sartore. Una via della pace percorsa nel nome della libertà religiosa. È lo spirito con cui la Diocesi di Padova si appresta a condividere ad Este la Marcia della Pace, appuntamento divenuto ormai tradizione che quest'anno il calendario ha voluto far coincidere con la 97esima giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Ad anticipare la marcia, tre distinti momenti di riflessione, ospitati in altrettanti luoghi per sottolineare il profondo intreccio che lega pace, diritti umani, libertà religiosa e condivisione di principi. E che è in realtà il vissuto quotidiano di chi si è impegnato per questo importante appuntamento. Come molte celebrazioni, come tutte le celebrazioni e le manifestazioni, avrebbero poco significato se non ci fosse il prima e il dopo. Noi abbiamo colto, come nella tradizione ecclesiale, questa giornata della pace che il Papa da tanti anni dedica al 1° gennaio, prendiamo quel messaggio e facciamo in modo che anche attraverso attività semplici alla portata di tutti si possa conoscere quel messaggio e poi celebrarlo, ma per viverlo nella propria vita quotidiana. Patronato del Santissimo Redentore, Accademia dell'Artigianato e Paleste sono i luoghi in cui si svilupperanno riflessioni e preghiera comune ed in cui si ricorderà attraverso una videotestimonianza Monsignor Luigi Padovese, ucciso in Turchia nel giugno dello scorso anno mentre era vicario apostolico per l'Anatolia. Da questi luoghi si snoderanno i cortei che dopo il ritrovo in Piazza Maggiore confluiranno insieme alla luce delle fiaccole in Duomo. Un cammino comune nel nome di un comune sentire che permetterà anche a religioni diverse di testimoniare il valore della pace. Per dire che anche in un momento in cui
come Chiesa ci sentiamo solidali con delle comunità cristiane che subiscono violenza, però sappiamo che questo non significa rimettersi contro altri, ma che con tutti dobbiamo costruire questo mondo di pace, questa possibilità per tutti di vivere nella pace. Una sola famiglia umana dunque, come dice lo slogan della concomitante giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Una sola famiglia capace di guardare oltre stereotipi e luoghi comuni. Famiglia dice senz'altro diversità di componenti, diversità di età, diversità di tappe, diversità di tante cose, ma una diversità messa insieme, e messa insieme assieme ad altre, ecco. Quindi non è eliminare le diversità, ma è trovare la casa per tutte queste diversità, e credo che sia possibile, e questa è la pace. Ed ora due notizie decisamente importanti. Papa Benedetto XVI ha fissato oggi la data della beatificazione di Papa Giovanni Paolo II, il giorno della festa della Divina Misericordia, cioè la prima domenica dopo Pasqua, ossia il 1° maggio del 2011. Papa Wojtyla era infatti un fervente devoto di Gesù Misericordioso di Santa Faustina Kowalska. Il Santo Padre ha infatti autorizzato la Congregazione delle Cause dei Santi a promulgare il decreto sul miracolo attribuito a Giovanni Paolo II, relativo alla guarigione dal morbo di Parkinson di Suor Marie Simone Pierre Normand, una religiosa. E sempre oggi è stata autorizzata anche la promulgazione del decreto riguardante un miracolo attribuito a Giuseppe Toniolo, laico, padre di famiglia, nato a Treviso il 7 marzo del 1845 e morto a Pisa il 7 ottobre del 1918. Il miracolo di Toniolo riguarda un ragazzo di Pieve di Soligo, adesso 38enne, che nel giugno del 2006, dopo una serata di festa, era caduto da una parete di recinzione, provocandosi delle ferite che avevano portato i medici a considerare le sue condizioni disperate. Attorno a lui si è stretta la comunità parrocchiale di Santa Maria Assunta di Pieve di Soligo, che ha chiesto l'intercessione del Toniolo per la guarigione del giovane, il quale dopo qualche giorno ha iniziato a migliorare fino a ristabilirsi completamente. Quindi due belle notizie che riguardano tra l'altro anche il Veneto. Ma a proposito sempre di belle notizie, comunque è importante che le persone, ritornando a parlare del telefono amico, si raccontino, anche perché magari voi riuscite a far capire alle persone qualcosa. Sicuramente non date una soluzione, immagino. Assolutamente. Non è il nostro obiettivo dare delle soluzioni. E cercare di far sì che queste persone, appunto, cercando magari facendo da specchio, aiutandole a capirsi, aiutandole a capirci insieme, di fare in modo che queste persone riprendano in mano la loro vita, la riprendano in mano nel migliore dei modi, ovviamente facendosi anche ad aiutare, perché noi non siamo degli specialisti e non pretendiamo di aiutare nessuno. Però magari ci fa piacere pensare di poter aiutare queste persone con l'ascolto, con la relazione, con il supporto che possiamo dare da umili volontari e da persone comuni come tutti gli altri, come loro che chiamano, perché io credo che poi potrebbe essere veramente molto piccola la differenza tra noi che chiamiamo e noi che rispondiamo e loro che chiamano. Per cui assolutamente delle volte penso che è una fortuna magari essere da una parte o dall'altra, Assolutamente, perché c'è chi dà, chi riceve, ma presso poco la cosa poi si eguaglia. Sentiamo anche l'ultimo pezzettino, sempre tratto dal blog di questo Natale di Telefono Amico Italia. Esserci in questo periodo è quanto mai importante. La tristezza, la malinconia, il malessere che si scatena in questo periodo festivo non è poca. E quindi che dire, grazie ai volontari che assorbono e aiutano a stemperare questi momenti. Auguri a tutti e buon 2011. Eh sì, le aspettative, il nostro vero problema. Quando vogliamo verificare se gli altri faranno il primo passo verso di noi, potremmo rimanere delusi, ma quando cerchiamo di stabilire un contatto con gli altri, forse potremmo scoprire che anche loro stavano attendendo che fossimo noi a prendere l'iniziativa. Beh, io l'ho letto. Comunque ci ho messo un po' di tempo, anni, per liberarmi dal conformismo del Natale, ma alla fine ce l'ho fatta e adesso lo vivo sicuramente un po' meglio.
Un po' d'ansia qualche giorno prima, ma alla sera del 25, tutto sommato, mi dico, anche per quest'anno è andata anche meglio di quello che mi aspettavo. Forse la ricetta sta nel non aspettarsi troppo dagli altri e lasciare che le cose, gli eventi, i sentimenti, le emozioni fuoriescano da noi liberamente e allo stesso modo ci vengano incontro. Ascoltare, di certo non si ascolta con le orecchie, ma con il cuore. Solo così l'ascolto può dirsi attivo e non passivo o statico. Poi, sapere ascoltare non è sicuramente da tutti, bisogna essere predisposti caratterialmente e non lasciarsi condizionare dalla società attuale, poco attenta e frenetica. Un plauso a servizi come il vostro e pochi altri che ancora ci credono. Grazie, telefono amico. Eccoci di nuovo assieme. Finché guardavamo e se ascoltavamo soprattutto queste parole, ci veniva in mente una cosa, meglio Dario, veniva in mente una cosa importante che vogliamo dire. Il Veneto, il Nord-Est è molto importante perché ci sono 5 centri di telefono amico fondamentalmente. Tra l'altro Padova è uno quasi dei più grossi. Assolutamente. Ed è importante dire che il Nord-Est rappresenta tra l'altro il bacino d'utenza che chiama tantissimo, soprattutto, mi dicevi tu, in questo momento di crisi economica. Sì, riparto un attimino velocemente. Allora, i nostri centri in Italia sono 21 in questo momento. Noi nella regione Veneto ne abbiamo 5. E per me è un grosso vanto, ovviamente, perché sono padovano e della sezione di Padova, e per cui per me è veramente un piacere questa cosa. Ovviamente Padova è uno dei centri assolutamente più grossi d'Italia, di quelli che abbiamo. E però la cosa è un po', sì, forse dovuto anche a questo che ci siamo tanto noi, ma però le telefonate che arrivano dal nord-est, soprattutto da quando la crisi economica ha fatto sentire i suoi effetti anche qua da noi, sono cresciute veramente notevolmente. E il bacino d'utenza del nord-est ce lo dimostra in continuazione, anche della Lombardia per questo, però il nord-est è veramente forte da questo punto di vista. Mi viene da fare solo una battuta veloce, se ce la faccio. Sì. Una delle telefonate della sera di Natale o della notte di Natale, e qua mi fermo solo a dire che arrivava dal nord-est, è durata addirittura 3 ore e mezzo, e penso sia stata sfasciante per il turnista che l'ha presa. Però se c'era bisogno lui l'ha fatto, e questo è importante, voglio dire. Non c'è una differenza uomo-donna, indifferente? No. Allora, come dicevo prima, per noi turnisti siamo molto più donne, forse dovuto... No, dico chi chiama, sono soprattutto uomini o donne, indifferentemente? Sono molto di più gli uomini, e in questo momento gli uomini superano le donne. C'è una grossa fetta di donne, ovviamente, però gli uomini in questo momento sono in crisi, sono in forte crisi da tutti i punti di vista. Forse lo diceva prima anche una delle frasi, le aspettative, forse ci si aspetta troppo dal sesso più forte, forse, esatto, in certi casi, che spesso forte non lo è, ma lo è forte, ma ovviamente ha anche dei problemi della vita quotidiana. Lo è forte e lo deve far vedere a chi gli sta vicino, magari con noi lo fa vedere meno, e per cui chiama e fa vedere che non è così forte poi l'uomo, no? Allora Dario, noi ti ringraziamo, a questo punto ti aspettiamo per le prossime uscite, novità che riguardano i nuovi strumenti di comunicazione tramite sempre Telefono Amico Italia, poi so che c'è avuto l'elezione del Presidente Nazionale prossimamente, quindi vedremo che cosa succede. Nel frattempo io vi lascio, vi auguro un buon fine settimana, naturalmente noi ci rivediamo con Buonasera Nord-Est, sempre lunedì alla stessa ora. Grazie dell'attenzione, arrivederci, buonasera. Grazie a tutti, buonasera e grazie a te Michela. Bentrovati all'almanacco di sabato 15 gennaio. Il sole sorge alle 7:50 e tramonta alle 16:54. La chiesa festeggia San Mauro. Vissuto nel VI secolo, era figlio di un nobile romano. Fu affidato bambino a San Benedetto, ne divenne il discepolo prediletto e quindi fidato collaboratore. Mandato in Francia, fondò il Grand Feul, un monastero. La sua vita è ancora oggi un esempio di obbedienza all'ordine. Il 15 gennaio 1993, dopo 24 anni di latitanza, fu arrestato il capomafia Totò Riina. Ed ora, alcuni appuntamenti e segnalazioni. L'Italia siamo noi, che partirà il prossimo 15 gennaio al Teatro Binotto di Villa Correr Pisani a Montebelluna, con lo spettacolo
Donna non rieducabile, di Stefano Massini con Ottavia Piccolo, dedicato alla giornalista Anna Politowska. Nasce sotto il segno della solidarietà il concerto che il Delta Gospel Kim Choir ha deciso di organizzare in favore del Caritas Baby Hospital di Bletemme nella Casa del Duomo di Rovigo, sabato 15 gennaio alle ore 18. Dopo il successo dello scorso novembre, si terrà sabato 15 gennaio, dalle 16 alle 18.30, il prossimo Open Day del Collegio Vescovile Barbarigo di Padova. Il programma prevede un breve concerto di benvenuto tenuto da alcuni allievi dell'istituto. Una storia di passioni, riflessioni, cultura, amore e pesce. È quella che ha scritto Massimo Toffoletto nel suo Il pescivendolo italiano in Norvegia e che lo stesso autore presenterà con Tiziana Agostini, assessore alla cultura del Comune di Venezia, sabato 15 gennaio alle 18 presso la libreria Lovat di Villorba. Ed ora diamo uno sguardo alle previsioni del tempo di sabato 15 gennaio. In Veneto in montagna sereno poco nuvoloso per sottili velature in transito nel pomeriggio sera. In Val Belluna probabilità di nebbie e nubi basse in attenuazione nelle ore centrali. In pianura prevalenza di nuvolosità bassa, foschie e nebbie spesse sui settori centro-meridionali ed occidentali. Possibili parziali schiarite durante le ore centrali sui settori settentrionali e orientali. In Friuli Venezia Giulia, tempo ancora molto stabile, con cielo in prevalenza sereno e secco sulla zona montana, inversione termica a fondo valle e zero termico oltre i 2500 metri. Su pianura e costa si avranno nebbie estese che durante il giorno potranno sollevarsi e rendere il cielo coperto per nubi basse. Vi sarà comunque la possibilità di qualche schiarita con temperature più miti. In Trentino sereno poco nuvoloso, con temporanei annuvolamenti di nubi alte. Temperature senza variazioni di rilievo, salvo aumento.